Nel video di oggi andremo a giocare la mappa di Kazuo-san su Brawl Stars. A questo punto vi starete chiedendo: Kazuo-san, cosa vuol dire la mappa di Kazuo-san? E se invertiamo lo schermo riusciamo a leggere le scritte K-A-Z. Ma ci sono anche tante altre mappe che vanno a comporre il mio nome. Direi di partire da questa qui. Voi intanto, se non la dobbio, oddio, mi sono ritrovato nella base avversaria. Cosa sta succedendo? Ho paura. Se non l'avete ancora fatto, spollice da più non posso e iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. Io provo che niente, mi ha killato. Inserite il codice Kazu nello shop di Brawl Stars KZU. Tanto questo video è proprio a tema con il mio nome. E io mi trovo in questo momento nella base avversaria. Provo a jumpare un pochettino, ma i nostri nemici hanno preso completamente il dominio della mappa. Oh cavolo, vi giuro che non si capisce assolutamente niente. Guarda lì che si è teletrasportato. Provo a teletrasportarmi da quest'altra parte. Volevo beccare Edgar, ma niente, Edgar si è ritrovato di nuovo lì al centro della mappa. Iniziamo a raccogliere qualche gemmozzo. Ok, la situazione si fa interessante. Anzi, si è ribaltata. Abbiamo raccolto già quasi 10 gemmozzo. Killiamo. Io provo a ricaricarmi una super Kazuo Sun Scap. Oh mio Dio, stavo per prendere la jump. Ho paura perché ci sono davvero tantissimi teletrasporti. No, il mio compagno è morto. Com'è possibile questa cosa? Sì, vabbè, dai, è possibile. È ufficialmente impossibile. Perfetto, raccogliamo altre gemme. 6 gemme a 6 gemme. Mi hanno appena killato. Dai così. Oh, guarda lì quante gemme ci sono di là. Devo ricaricarmi la super e devo ritornare assolutamente nella mia base. Oh cavolo, Kazuo-san, teletrasporto. Proviamo a fare in questo modo e continuiamo a raccogliere altre gemme. Guarda lì Emmets che si è teletrasportata, ragazzi. Questa mappa, oltre ad avere il mio nome, è super interessante. Per sbaglio ho fatto teletrasportare Nick, ma facciamo in questo modo. Raccogliamo 3 gemme qui in alto. Mi teletrasporto di nuovo. Vi garantisco che non ci sto. Sì, mi sono ritrovato al centro della mappa completamente a caso. I teletrasporti ti fanno venire mal di testa. È partito il conto alla rovescia per gli avversari. Non ci voglio credere. Guarda lì, di là c'è Edgar con 14 gemme al centro della mappa, solo soletto. Cavolo. Vai Emz, prova a te. No, si è teletrasportato nella mia base e gli avversari hanno vinto. Oh cavolo, questo non ci voleva. Si prosegue in rapina con UO. Quindi prima abbiamo fatto Kaz UO. E se prima la mappa era piena di teletrasporti, questa volta, oltre ad avere i teletrasporti, ha pure le jump. Quindi jumpiamo subito contro questi avversari. Cosa sta succedendo? Io già non ci sto capendo niente. Ma ho notato una cosa super interessante. Kazuo-san, attento a non teletrasportarti. Perfetto. Si inizia ad attaccare subito la cassa avversaria. Dai, che questa volta recuperiamo. Per sbaglio Nick è stato teletrasportato completamente. Cioè, per sbaglio ha preso il teletrasporto. Ma si continua ad attaccare. Veloci, che siamo in vantaggio. Oh, è rimasta davvero con pochissima vita. Solo il 3%. Non ci voglio credere. Non dirmi che gli avversari ce la fanno. Dai, che jump. No, non voglio teletrasportarmi assolutamente. Grazie a Kazuo-san ci portiamo la partita a casa nella mappa UO. E indovinate dopo UO cosa c'è? Sì, c'è la mappa San. Così da andare a completare il nome Kazuo-san. Questa volta però si gioca in rapine. Non so, oh mio Dio, si spona da quest'altra parte. Questo non me l'aspettavo. Non so se ci avete fatto caso. Colpiamo questo colpo e ci prendiamo anche la stellina blu, perché è molto più bella di quella. Oh mio Dio, ci siamo teletrasportati. Mi ha killato. Non so se ci avete fatto caso, ma stiamo usando anche gli stessi brawler, sia la mia squadra che quella avversaria. Tra l'altro ringrazio sia Nick17 che ha creato le mappe, che tutti i miei amici del club. Ricarichiamoci. Niente, corpo a corpo contro Bibi. Muoio sempre. Ci teletrasportiamo subito al centro. Questa volta Bibi ti killo, non me ne frega. Stavo per killare, ma a caso mi sono teletrasportato. Veloce cazzo, ricaricati la vita, ricaricati. Perfetto. Usiamo anche il gadget così da ricaricarci ancora di più. Boom, killate quella Bibi. E sigo seriamente. No, va bene, dai. Provo a teletrasportarmi di nuovo, perché di là c'è Checco con Colette, che fortunatamente si è teletrasportato. Io vi giuro che non
Non ci sto capendo niente, è una mappa più troll dell'altra. Oddio, dove sono finito? Dove sono finito? Poi tra l'altro si spona così in fretta. Casusan teletrasportati velocemente. E qui ha seriamente un grande vantaggio Colt, perché riesce a colpire dalla distanza, mentre Bibi è corpo a corpo. Sì, vabbè, lui si è teletrasportato, ma questa volta ho avuto la mia vendetta. Lo riesco a killare, tra l'altro siamo anche in vantaggio. Leggerissimo vantaggio, ma siamo pur sempre in vantaggio. 44-38, io non ho più gadget. Casusan, stai attento, Casusan, stai attento. Mi teletrasporto direttamente di qua. E adesso non ci resta che reggere questi 13 secondi e cercare di non morire. A meno che Casusan non se la rischia. No, 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 no. Stiamo rischiando tutti quanti. Non è possibile questa cosa. Casusan, teletrasportati, per fortuna non mi hanno killato. 48-43 e completiamo queste 3v3 con il nome Casusan. Ma le sorprese non finiscono qui, perché oltre allo schippetto luccicoso abbiamo anche un'altra mappa per voi. Abbiamo Morsa del Freddo. Però prima accertiamoci di aver inserito all'interno del negozio il codice Kazu, KAZU, vi ricordo che scade ogni 7 giorni. E guardate qui che sopravvivenza, si chiama Kazu, proprio come il mio codice. E let's go, siamo pronti a giocare nella mappa Kazu. Eccoci qui con il carissimo Beryl. Cosa succede se prendo questo teletrasporto? Mio Dio, mio Dio, ci sono ben 3 casse che dobbiamo distruggere tutte quante. Il problema è che di là c'è la signorina Tara. Mi lasci in pace, per favore, vorrei solamente distruggere delle casse. Mamma mia, che casino, ma vi giuro che è una cosa bellissima giocare la mappa con il proprio nome. Io vi consiglio di provarci. Che bello, un power up, siamo già 4 brawler. Prova. Oh, 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 il carissimo Nick 17 è stato appena killato, ma io me ne ritorno di qua perché vorrei riprendere il power up. Perfetto. Ah, 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 come ti sei permesso di rubarmi il power up? Oh mio Dio, mio Dio. No, nello scontro finale Colt mi ha killato. Però secondo posto è onesto. Questa volta riproviamo sempre nella stessa mappa, che piccolo spoiler, non è neanche l'ultima mappa, quindi seguite il video fino alla fine. Prova a giocarla con Colt, vediamo se riusciamo a vincere. Visto che prima Colt mi ha battuto, adesso tecnicamente dovrei vincere io. Ho già raccolto un botto di power up. Oh mio Dio, si stanno alleando tutti quanti contro di me, sia Tara che Colt. Sì, vabbè. Siamo giunti allo scontro finale. Maxine con 11 power up, Tara con 3. Sì, vabbè, raccoglie ancora altri power up. Prende il teletrasporto. No, ha sbagliato a prendere teletrasporto. Non ci voglio credere. Sì, vabbè, ma che sfortuna ha questa persona. Dai, mi dispiace davvero tantissimo. Attenzione, è partito il corpo a corpo e vince Maxine. Ma adesso è arrivato il momento della mappa. Cioè, prima è arrivato il momento del box senza monete. Ti stavo dicendo della mappa Casusan, sopravvivenza completamente ricoperta con il mio nome. Ed eccoci qui nella partita. Guardate dalla preview, un qualcosa di fantastico. E io sono tra gli ultimi. Adesso spiegatemi perché ni... Ah, ok, ok, posso andare da quest'altra parte. Inizio a distruggere queste 2 casse. Accumuliamo i power up e stiamo attenti a Bea. Oh mio Dio, Bea mi sta facendo da... No, per favore Bea, non killarmi. Per favore Bea, non killarmi. Usiamo subito un bel gadget. Prova a fare in questo modo. Ok, ok, ci siamo teletrasportati da quest'altra parte. Io vorrei distruggere assolutamente questa casa, perché devo iniziare ad accumulare qualche power up. Cosa succede se prendo questo teletrasporto? Mi ritrovo completamente da un'altra parte. E io volendo potrei provare a killare il carissimo Eugenio. Eugenio, venga di qua. Sì, perfetto, Eugenio killato. Il problema è che non posso prendere il suo power up, ma siamo davvero in un ottimo punto. Boom, altro teletrasporto. Dove ci ritroviamo? No, 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 io preferisco, fatemi andare, per favore. No, no, mi hanno killato. Ma dai, stavo giocando davvero benissimo. È arrivato il momento del corpo a corpo e vince Colt.